Lunedì, finalmente dopo 2 settimane si torna in palestra ad allenarsi. Anche se ammetto non è che ho tutta questa voglia di spingere e fare fatica, eh. Però sono 5 mesi che ci stiamo impegnando per farci un bel fisico, quindi... Non è arrivato! No, dai, un pochettino! No, parlavo di me! Non è vero, anche te! No, un pochettino stiamo avendo i risultati. Finché non abbiamo il fisico che vogliamo avere, si va avanti e si spinge. E a questo giro ci accompagniamo con un workout a Minos per avere un po' più di energia durante l'allenamento. E Maya è triste perché adesso che usciamo lei deve andare nello stanzino. Cuccia. Dai Maya, vai a cuccia! Al primo colpo! Brava che sei, Maya! Bravissima! Sa che a questo giro abbiamo un pochettino esagerato. Non aspettavo così tanta roba. Allora, barrette proteiche vegane, altre barrette proteiche vegane, olio di cocco, immancabile che era finito, un altro olio di cocco e un po' di energy bar, gusto mela, mela ciliegia e fragole cocco. Nell'altro cosa abbiamo? Cosa sono questi? Sono nuovi? Sono nuovi! E poi? Cosa sono queste? Non lo so, breakfast bull. Che belle! Bellissimo questo! Bello, grazie mille. In ogni caso in descrizione vi lascio il link per andare direttamente sul sito di Foodspring e vedere tutto il catalogo dei loro prodotti. E vi ricordo che mi hanno dato anche un codice sconto, JaserFSG, che vi dà diritto ad uno sconto del 15% su una spesa almeno di 30 euro e non si applica sui prodotti già scontati. Dai, mettiamoci a montare che è una cosa che ultimamente non stavamo facendo molto. Stiamo andando a Zelig Open Mic perché si esibisce Dani, che è il nostro istruttore di... Istruttore, il nostro maestro. È un istruttore di recitazione. Perché scusa, istruttore non va bene, per cosa si utilizza? Bello l'anno visuale. Scusate l'interruzione. Martedì apriamo su questo gatto in mutande. Bello, raga. Cosa stiamo facendo, gatto? Cosa stiamo facendo? IEM Plus, la vendetta dei player. Questa cosa non potrei farvela vedere né il mio outfit né questa location. E di là stanno girando. Vi faccio vedere il backstage. Questa zona posso farvela vedere tranquillamente. Sono qua da 2 ore e non ho ancora fatto niente. Ah, oddio. Oddio, ragnatele, polvere, io sto impazzendo qua dentro. Siccome mi sto annoiando qua fuori e sento delle urla provenire dalla sala da gioco, proverò ad entrare. Venite con me, andiamo. Davanti a me c'è una scena molto bella. O molto brutta, dipende dai vostri gusti, ma non posso farvela vedere. Ma siamo due disgraziati, due maledetti. Finisce che litigano, mi sa. Oddio no raga, ho sentito dei rumori che sono troppo anche per me, mamma mia. Che schifo. È una reazione terribile ad una cosa terribile. Mamma mia. Siamo quasi alla fine di questo shooting, dobbiamo fare la scena finale. Non vedo l'ora di vederlo questo video. Perdonate questo salto temporale di 6 ore. Sono le 2 passate, quindi tecnicamente già mercoledì. Abbiamo finito le riprese, sarà fenomenale, fine giornata. Iniziamo questo mercoledì con una colazione insieme ai viaggiatori ecologici. E poi aspetta, che ore sono? Ah, esatto, volevo fartelo vedere a mezzogiorno. Ragazzi, guardate qua. Lei ti ha fatto il cappuccino con una mela sopra. Solo a me. Questo è un chiaro messaggio. Che bra... Una dichiarazione d'amore. Leti? Sì. Non è una persona. Non è una persona. E quindi è un sì. Ciao amici. Ciao grande. Ciao one. E adesso si va un po' a sgomberare la casa nuova. Prima cosa da fare, riattiviamo l'acqua. Dovrebbe essere quello. Proviamo. Sì. Ah, l'ho toccata. Che schifo. Ah, perderò la mano. Boh, basta, abbiamo l'acqua. Comunque aprire queste antine è fare un tuffo nel passato di 50 anni. La classica befana che c'è in tutte le case delle nonne. Idem quel pupazzo di neve. Un alberello di Natale. In ogni casa dei nonni c'è tipo un calendario così. Ma tra l'altro è pure aggiornato, li fanno ancora. Ah. Vuoi un Polydent Free per pulire la dentiera? Del Coco Chanel per esorcizzare. Esci da questo corpo se ci sei. Oddio, c'è un rituale. Oddio, come si sta staccando il braccio? Oddio, in che senso? Hai respirato la sua anima? Fammela vedere. Non toccarla! È inquietantissima questa cosa. Oddio, si sta staccando pure qua. Oh, ti prego, non infestarci, non perseguitarci. Noi vogliamo la tua salvezza, vogliamo la tua libertà. Vogliamo la tua liberazione. Meriti
di... No! Si è staccato il corpo. Oddio, oddio. Trovato qualcosa di utile? Ho due giacche e due cinture io. Sto facendo tutti stretti, riprese chiuse, perché non voglio ancora farvi vedere la casa. Questo video praticamente è un montaggio di cose che non posso farvi vedere, quindi non si vede niente. Questi sono tutti vestiti da dare in beneficenza. E questa invece è tutta roba che per forza di cose va buttata. Quello che potevamo fare oggi l'abbiamo fatto. E siamo riusciti anche a metterci la spesa. Che lusso di giornata. Che finisce con Maya che fa una passeggiata. Ma mi ignora. Oggi riprese di IIN4, quello free, sul canale per tutti. Però, indovinate un po', non posso farvi vedere nulla, perché il posto dove giriamo è abbastanza conosciuto, quindi se riprendo qualcosa si capisce. E questa settimana è così. Però posso darvi un indizio: la location è già apparsa in un mio vlog settimanale. Ma che figata, sul mega schermo. Cacchio, ora ho pure l'outfit da gioco, quindi non posso riprendere né me né ciò che sta attorno a me. Come se non bastasse, mi sento molto escluso, perché loro sono là che confabulano, si divertono, e io devo stare qua che non posso ascoltare niente, perché devo poi cercarli e non posso sapere dove si nascondono. Questo è il backstage. Vedete? Lì ci sono tutte le attrezzature, SD, powerbank, gli zaini dei vestiti degli altri, props di scena, videocamere, GoPro. C'è tutta questa parte dove effettivamente io non gioco, che per me è una rottura di palle, e quindi mi metto a lavorare. Almeno non buttiamo via queste ore. Vai che finalmente tocca anche a me girare. Poi esci e ti ritrovi Leti. Mi mancava così tanto che l'ho fatta mettere sul maxi schermo. Stiamo girando con un ospite speciale. Guarda lì, che bella. Bellissimo. Occhio! Cacchio, porca. Sei stupido? Questa si chiama gag. Fine shooting. È stata una giornata, vi direi noiosa, perché ho fatto poco nulla, però è passata velocissima ed è anche stata piacevole tutto sommato. Fine giornata. Venerdì, questa sveglia alle 6 del mattino l'avrei volentieri evitata. Déjà vu. Pronti per giocare? Ma stai zitto, ma che cazzo vuoi? Con sti cazzo di filmini qui, eh? Io faccio i filmini. Many hours later. E abbiamo finito le riprese. Adesso andiamo a casa. Comunque non è che abbiamo ripreso per 10 ore. A parte che abbiamo iniziato le riprese alle 10, anche se ritroverà alle 8, quindi già 2 ore via. E poi nel mentre, voi non lo vedete, ma si fanno un sacco di pause per problemi tecnico-organizzativi. Cioè, si scarica la videocamera 1, bisogna mandare qualcuno a portargli in una nuova, controllare che tutti quanti sono a posto, far ripartire il gioco, avvisare tutti. E tra una roba e l'altra si sono fatte le 6. Chiudiamo la giornata con questo shake proteico, lampone al mojito e una banana. E invece no, perché ho appena scoperto di avere 2 biglietti per un concerto che inizia fra 1 ora e mezza, ovvero il concerto dei Tucello. Posticini niente male. E tra l'altro questa è la prima cosa della settimana che posso farvi vedere. Che bello. Yeah.
Che bomba, che bomba. Grazie mille, Vivo Concerti. Felice? Sì. Bellissimo, perfetta conclusione di settimana. Wow. Oggi abbiamo quasi sgomberato tutta la casa nuova, pulita abbastanza. È che non ci aspettavamo così tanto. Cioè alla fine stiamo facendo due traslochi. Qui c'è ancora da inscatolare tre quarti della casa e di là c'è ancora da portare via. Non avevamo minimamente preventivato questo lavoro in più che stiamo facendo e ci sta ammazzando. Poi ci sono mille altre questioni da dover risolvere. Banalmente hanno staccato la corrente, dobbiamo andare a farla rimettere. Non ci vuole niente, beh lì lo fai. Sì, devi avere il tempo, devi avere modo, non l'ho mai fatto, tra l'altro non sono pratico. Siamo abbastanza sconvolti e stravolti. Oddio. E chiudiamo questa giornata con un bubble tea, direi meritato, e chip e chop. Primo no. Sabato sera senza schifezze. In che senso? Ogni sabato sera facevi vedere che prendevi l'asporto. È vero. Questo è l'asporto del sabato sera. Esatto, questo è l'asporto del sabato sera. Mi ero dimenticato, cacchio. In realtà ho preso anche un donuts e dei mochi, ma ho un po' di nausea, quindi mi farò bastare questo. Voglio iniziare questa domenica flexando il mio outfit. Guarda il match qua e matcho qua. No! Ciao, bella! Si vede che al pelo rasato, con l'hanno investita, l'hanno dovuto operare al pelo rasato. Con la fine di questa settimana in realtà sono riuscito a concludere il mio maggio lavorativo. La prossima settimana sarà un po' più di relax perché abbiamo un viaggio e appena torniamo ci sono i giorni conclusivi che saranno dedicati totalmente al trasloco. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo chiuso i due si può fare, uno è già uscito, uno uscirà prossimamente, fra pochissimo. Vabbè dai, ve lo dico, a fine settimana. E niente, grazie per essere stati con me anche questa settimana. Ci vediamo con la prossima.